No. No! La grafica non è malissimo, ecco. È Harry Potter 3 praticamente. Io non riesco a capire perché le tue live mi ricaricano continuamente. Wolf, probabilmente perché hai una connessione abbastanza pessima. Quindi... Sicurre, c'è il cane, c'è un bambino scomparso, gli alberi cattivi ti vogliono picchiare. Mi è venuta voglia di giocarci. Oh no, posso skippare, vaffanculo, colore. 1, 2, 3 o 4, in chat, 1, 2, 3 o 4, facciamolo insieme sto cane perché a me davvero non cambia nulla, tanto poi me lo perdo lo stesso. Bmax dice 4. Fallo cancelletto FF00004. Oh, piano, abbiamo 4, 2, 4, 3, quindi due voti sul 4, collare verde. Qualcun altro vuole votare? Nessuno? E uno... Grazie. E due. Aspetta, sei più una volta. E tre. Aggiudicato. Aggiudicato il due con due voti. Immaginate se fossimo tipo 100 persone. Cioè, dovrei mettere veramente il coso. Oh, non farmi. Ma cos'è? È bella sta bottiglia. Guarda quanto è bella sta bottiglia. Grazie, cane. Io vorrei far notare quanto è fatto bene questo telefono. Cioè, posso andare nei giochi a giocare a Cobra Master. Ragazzi, per chi non lo sapesse, Cobra Master è un tipico gioco per telefono che solitamente aveva un nome più generico, si chiama proprio Serpente, New Snake. Se vai tipo tutto a destra ti spunta dall'altra parte, no? Questo ha una donnina nello sfondo. Questo qui sì. Scostumato. Sì, poi c'è, ragazzi, abbiamo anche Shooter Deluxe. C'è. Ma quanto è potente questo telefono? Super Rex, cos'è Super Rex? Ah sì, quello... Tipo il giochino di Bulli. Hola! Cioè, tipo Flappy Bird, però ma con Lorenzo un cane. Crisis. Ok. La prima volta per fare questi 30 secondi che abbiamo fatto adesso ci ho messo qualcosa come 20 minuti perché... Ma cosa cazzo? Devo cercare, cane! E c'era il cane che andava, ho trovato la bottiglia, ho trovato qualcos'altro. Ma mi sembra di vedere il segno della strega. Mi sembra di entrare. Guarda! Io non ti sento. Le animazioni sono in 4K e il resto neanche in HD. È quello lì. Guarda, ho imparato a farlo con le dita. Proprio uguale. Oh, Blair Witch. Blair Witch. Io... Questi quando si salutano fra streghe, mostri, quello che c'è, no? Fratello, pace strega. Simbolo della strega. Sei mai stato in un bosco di notte? Sì, quando facevo gli scout. E mi ricordo una volta... Ho avuto un'esperienza molto intensa quando praticamente eravamo tipo, non lo so, tende da 4, 4, 8, eravamo 9 ragazzi quando e avevamo 3 tende molestato. Ed erano tende da 4 persone, quindi capite che... ci si divideva, cioè, in tipo 3, 3 e 2. Visto che è bella Scorpion. E niente. Che cosa c'è, cane? Hai trovato qualcosa? Praticamente eravamo in 9. L'idea era dividersi 3, 3, 3, non 3, 3, 2. Le tende contenevano fino a 4 persone, però quelli hanno detto, vabbè, noi facciamo una a 4, così ci divertiamo di più, bla bla bla. E poi tipo gli altri hanno cominciato, ah, ma anche noi vorremmo fare in 4, però poi tu rimani solo. E io tipo, ok, non volete dormire in tenda con me, dormo da solo, cioè divertitevi. E quindi mi sono fatto la notte da solo in tenda, nel bosco. È stato stra intenso. C'erano animali
uccelli probabilmente che urlavano di notte. Io sarei morta. Facevano tipo. Sembrano. Ecco qui. Bullet, vai. Che stronzi. Bullet, devi andare lì che c'è il cappellino, vedi? O la palla, cos'è? Un Io avrei cappellino. ucciso. Sì, sono stati un sacco stronzi, però vabbè, a me è rimasta questa esperienza Fai? molto Sì. intensa, non traumatica, per Che carità, vuoi? intensa. C'erano questi uccelli, mi ricordo Cosa ancora, vuoi? che facevano questi suoni, che quella notte per addormentarmi io cercavo di stare tranquillo, però quei suoni ricordavano troppo dei bambini che urlavano. Ero tipo. Oh cazzo, non sono bambini urlanti, non sono dentro un Ma film, quanti è anni tutto avevi? ok. 24. Avevo tipo 14 o 15 anni. No, dai, è stato. Toh, sniffa Boy. sto cappello, vai. Sì. Vai. Sì, è da quella parte. Andiamo. Calm Sembrano down, più suoni Elsie. di qualche Everything's fine. indigeno che ti spara Una con una volta una volpe mi cernottana. ha attraversato la strada. Pensavo ti avesse attraversato il petto. In quel caso sarei rimasto sorpreso, però. La strada ci può stare. Io ad una Pasquetta ricordo, nel mio paesino del cazzo, dove al massimo trovi i grilli, per farti capire Il quanto retto. poco No, sia no. interessante, un tasso mi ha tagliato la strada e io ero tipo, what? Invece l'altro giorno, qui a Firenze, mentre ero fuori, stavo andando a fare la spesa insieme ad Ale. Te ci passa una zoccola grossa così davanti, ti ricordi? Il topo. Ah, well. Cioè, noi camminavamo a un Decided certo to punto, vedi show up. questa. All'inizio sembrava Don't tipo leave una me like this, busta okay, buddy? scura che. Just Era una zoccola Qualche anno fa enorme. da me un cinghiale era ai giardini. È passata e via. Find something? Thanks. La videocamera è il fulcro di questo gioco, che lo rende bello, secondo me. Perché alcune cassette, ora mi ricordo ci sono due colori di cassette diversi. Tipo alcune cassette puoi solo guardare quello che è successo nel passato e altre cassette puoi alterare Questa è il partita come una presente. fungata e ti sei No, trovato a I'm vagare nei fine. boschi. Ma guarda te. Sì, di base sì. E ora è notte, giustamente abbiamo detto, sei mai stato di notte al bosco? È esaudito. Ma è proprio instant. Sembra che cominci ad avere sembianze umane, cioè quella sopra sembra essere una testa, il sinistro sembra essere un braccio È così, sta un tipo club. così. Posso guardare? Se io torno indietro è spento. Se io invece metto un punto in cui si vede appunto la macchina attiva, la macchinetta della polizia, il giocattolo qui attiva, Ah, still some leftovers inside. si attiva. Maybe this table. Ed è attraverso questo principio che poi dovrò risolvere alcuni enigmi. Che bella sta Can't get macchinetta, guarda come this. gira. Bella, bellissima, sì. Probably Peters. Olga. Sembra un nome da prostituta russa. Spero che nessuno di voi si chiami Olga, sinceramente, perché no, non voglio assolutamente offendere le Olghe del mondo. Mia Giustamente. cugina si chiama Olga. La G in Guts sta per Olgi. So what's your Olga. name? Good boy, I'm right behind you. Di cazzo. Mi sento uno di quei vecchi che non riescono a leggere. Oi, cano! T'ho visto! Cosa hai visto? Cos'è? Ah! Burrone. Si muove! È alto! Si muove! Porco di! Cosa? Co che? Fissa da mamma. Cane, cane, dov'è il cane? Ah, eccolo! Io avrei detto Porco altro, ma sarebbe troppo volgare. cane. Guardala come si nasconde dietro gli alberi. Che cazzo, corri, cane! Ok, e questo qui già l'ho riconosciuto, è il Ho secondo perso un punto. polmone dal ridere. Per cosa? Hai perso un polmone dal ridere. Grazie mille, Caesar.
Cazzo, dai, 5 abbonamenti, ce ne mancano. Ce ne mancano altri 8, dai, cazzo. Grazie per chiocciola cerdita. Grandissimo. Cosa vuoi? A parte non ho segnale. Come ho fatto a ricevere un messaggio? Health 101. Muoversi è sempre meglio che star fermo. Grazie. Quelli che non si muovono hanno il 99% di possibilità in più di morire. Ok. Non c'è campo, ma i messaggi pubblicitari arrivano sempre. È meglio cominciare a camminare. Ok. Il furgoncino, quindi non c'è bisogno che vada per forza di qua. Posso andare anche qui dritto. Però andrei a dare un'ultima occhiata qui. Metti caso è cambiato qualcosa, metti caso riusciamo ad aprire questo lucchetto. Cioè, se io clicco tasto sinistro non fa niente, spazio non fa niente. Cioè, volendo potrei mettermi tipo a fare un pochino di tentativi. Però non lo so, cioè, troppo lunga. Non ho voglia sinceramente di mettermi lì a fare. Vai in fila. No, sto andando Falli a caso tutti. Perché dai tutti. Cioè, io lo farei pure, però dovrei cominciare così e fare uno tutto avanti, tutto indietro, niente, tutto avanti, tutto indietro, niente, tutto sono avanti, solo tutto 256. Indietro, due, tutto avanti, tutto indietro, niente, tutto avanti, tutto indietro, niente, tutto avanti. Cosa? Si è aperto! Te l'ho detto io. Non ci credo! Epico. Wow. Condividere la mia sofferenza. Ok, quindi praticamente mi sta dicendo, guarda, loro sono pacifici, non ti cagano proprio. Però se li illumini, poi ti odiano e ti cercano e ti uccidono. E io l'ho illuminato per sbaglio uno, e quindi ora mi danno la caccia. Che gio... Ok, quelle sono... No, non sono razzi, quelli sono colpi di mortaio, mi pare, si chiamino. Ok. Cosa c'è? È un po' complicato da prendere col gattino. Ho chiamato il cane per sbaglio, mi sono cagato sotto. Come ci si abbassa? Che cos'hai in bocca tu? Che cos'hai? Dove cazzo va quello che corre? Cioè lui va avanti, non triggera nulla. Se io mi muovo però triggero le cose, quindi... Andiamo. Non sono sicuro, sincero, eh. Che c'è, cane? Cosa hai trovato? Cosa c'è? Un secchio. Un secchio con... No. Cos'era quel suono? Oh! Fissa da mamma! Ma che c'ho dietro? Ma perché c'è Nelico? Ma dove sa? Ma che... È abbastanza confusionario questo pezzo. Wow, devo proprio entrarci qui. Sembra un grosso albero di morte. Oh cazzo, sì, mi sa che devo proprio entrarci. È come se tu fossi il mostro. Fuggi. È come Gli se tu fossi il mostro. Gli altri puntano la luce contro. Shit, no, not now. Entri nella natura. È vero. Gli altri mi puntano la luce contro. E se questo qui fosse il primo passo che ci fa mutare e diventare noi, cioè noi diventiamo quei mostri. Visto che stiamo viaggiando nel tempo in questa mappa, quindi stiamo vedendo pezzi del passato, pezzi del futuro, pezzi del presente. Sembra un loop temporale. E se a furia di girare in questo loop, in questo pezzo di foresta, poi noi diventassimo gli uomini albero? Tu immagina questa foresta in cui chi entra rimane intrappolato.
E continua a girare, a girare, a girare, a girare, a girare. La ragazza gli rompe i coglioni e quello vuole cambiare vita. E non può ordinare la pizza da Donny's Pizza. E il veterinario. E alla fine, beh, incontri pure le foto di Fabiano. Abbiamo Mario, Olga, Arturo, Fabiano. Ma lo sai che mi è venuto in mente un. Guarda che paura che ha. Mi stavo cagando sotto. È diventato tutto buio di colpo. All'improvviso sentivo Ellie, svieni qua. Mi stavo stracagando sotto. Ed ecco che finisce. Ho i brividi. No! No! Ma ti pare che mi tocchi? Sotto tu mi tocchi alle spalle. Non mi sembra proprio uno scherzo da fare. No, 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 ho bisogno di una pausa. Ho bisogno di una pausa. Ho bisogno di una pausa. Accendete la luce. Ho bisogno di una pausa. Mi faccio i piegamenti in questo momento, non ce la faccio. Non mi puoi fare queste cose. No, 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 non mi tocca. Tanto. No. Non ho sentito, non mi tocca. Ste sei una pussy. Mi hai fatto morire. Mi hai distrutto. Mi sono cagato sotto. Hai ricevuto un emoticon grazie al regalo di si grazie mille, Caesar. Ma quale pussia, mi stavo cacando sotto! Mi sentivo l'urlo di quello, il buio, la luce passa, passa. Questa viene e mi fa alle spalle. Ma ti pare? Ma stai male. Quando devo fare le chiamate, tipo all'INPS, oh, non mi arrivano i soldi. Inserisca il codice fiscale a voce, dicendo per ogni lettera. È qualcosa. C'è un coso sospeso in aria. L'hai visto che l'elmo era sospeso in aria? Vabbè, è caduto anche un è rotolato giù anche un teschio, ma quello è un dettaglio. Certo, sarò per sempre tuo, brutta troia. Sì. Dicevo che mi sembrava un po'. Sento soltanto i suoni del gioco in questo modo. È tutto molto creepy. Ma ora mi dovrebbe spuntare una cassa se fossi in Genshin Impact. No! Cosa è successo? Da dove? Da dove? Che è successo? Ah no 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 no, lasciami stare, lasciami stare, lasciami stare, lasciami stare, lasciami stare. Ottimo tempismo. Decisamente ottimo tempismo, B. Andiamo. Dovrebbe esserci la prima a destra. Al primo bivio dovrebbe esserci la possibilità di andare a destra. Ok, qualcosa non è andato come doveva. Non avevo messo la railroad che andava a sinistra. Sì. Ferma la macchina.
forse l'avevo già presa che andava dalla parte sbagliata. Ah no, ok, ero già troppo avanti, andavo già dalla parte sbagliata. Anch'io mi sono spaventato. Ma ti pare? Quanto cazzo si muove veloce? Guarda che bello il tic-tac. Cosa? Ce ne sono due? Ho visto uno, è la mia ombra. Che cazzo c'entra John Cena? Cosa c'entra John Cena adesso? Hai finito di biascicare, cane di merda? Direi di chiudere qui. Anche perché questo video poi sono 2 ore e mezzo, di cui magari la prima mezz'ora non c'è molto, però io lo caricherò su YouTube tutto questo. Adesso lo chiudo. Iscrivetevi, ciao. Grande Cenkrik. Se qualcuno di voi su YouTube è arrivato fino a questo punto, più di 2 ore sicuramente di video, complimenti, potete metterlo sul curriculum. E come dice Cenkrik, iscrivetevi.